Buongiorno a tutti, oggi vediamo insieme come realizzare un barattolino con la neve che scende. Quello che ci serve, oltre al barattolo, sono dei soggetti natalizi, possibilmente, ma con l'acqua caldo, dei glitter e dell'acqua e della glicerina liquida se ne abbiamo. Per prima cosa andiamo ad attaccare il nostro soggetto al tappo del barattolo con della colla a caldo. Teniamo premuto per una decina di secondi in modo tale che resti ben saldo, ben attaccato al tappo. Poi versiamo dell'acqua all'interno del barattolo con qualche goccia di glicerina, che io non ho ma che è meglio utilizzare perché rende la caduta del glitter che andremo ad inserire più lenta e più effetto neve. Ma se non ce l'avete basta anche soltanto l'acqua che andrete a mettere all'interno del barattolo fino a riempire completamente l'orlo. Con un cucchiaino, guardate che carino, andiamo a prendere un po' di glitter. Non ne mettete troppi, altrimenti copriranno il soggetto e l'effetto non viene bello. Poi metto anche qualche stellina dorata per dare un tocco più natalizio. Ora non ci resta che chiudere il barattolo ben saldamente e far uscire l'acqua in eccesso. Si è creata una bolla, quindi andrò a mettere un altro po' di acqua. Ed ecco qui, il nostro barattolo è pronto. Guardate anche l'effetto com'è carino. Con la glicerina sarebbe stato più lento, quindi ve la consiglio. Per finire aggiungiamo un nastro che va a decorare la base del barattolo. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete mettere un mi piace e condividerlo. E se vi piace il mio canale potete iscrivervi e mi trovate anche sui social come Alix88. Dopo averlo incollato con della colla a caldo, vado per decorare ad aggiungere due stellette di anice. Ed ecco qui, il nostro barattolino è pronto per essere utilizzato e io l'ho messo qui in questo angolino e guardate che bello l'effetto dei glitter che si muovono e scendono nell'acqua sul nostro soggetto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo in prossimo. Ciao!